visto in carrozza, a cavallo, su un asino, a piedi. A piedi. A piedi lo ritroviamo, cioè è un po' difficile andare su Brenta a piedi, però lui ci è riuscito. Potrebbe penso aver usato con una barca. Barca. Vediamo un po' Cammini d'Italia con il nostro Nicola Mastronardi. A tra poco. Boccata d'aria fresca in studio. Se io dico Valstagna, forse non riuscirete a capire immediatamente dove ci troviamo. Ma se io dico fiume Brenta, Monte Grappa e Bassano col suo celeberrimo ponte, forse ci siamo. Oggi viaggeremo su una via d'acqua, ma anche in bici, ma con una bici speciale. Ciao Ivan! Fiume Brenta, una via d'acqua da percorrere anche con le famiglie. Noi lo facciamo con un campione, una persona esperta che ha inventato questo modo di muoversi nella natura in questa parte d'Italia. Dove siamo? Lo ripetiamo, Ivan. Siamo in Val Brenta, alla nostra destra abbiamo l'altopiano di Asiago, alla nostra sinistra il Monte Grappa e a valle abbiamo Bassano del Grappa. Bassano che è la nostra meta, una via d'acqua percorribile da tutti, navigabile per le famiglie, per i bambini. Sì. Siamo partiti con loro prima. Questa è considerata una Blue Way, cioè una sorta di navigazione semplice e per tutti. Devi considerare che noi portiamo 20.000 ragazzi delle scuole. 20.000? 20.000 da tutta Italia, siamo un centro di riferimento nazionale anche per il Ministero. È anche un luogo di allenamento per campioni di canoa. In primis perché qui siamo tutti canoisti o ex canoisti, abbiamo il territorio. Tu hai fatto 5 mondiali, lo vogliamo dire? Ho partecipato a 5 mondiali, ho vinto 13 titoli italiani, tutta la mia esperienza. 13 titoli italiani, non vi perdete queste notizie. Questa esperienza deriva dalla mia esperienza canoistica che poi ho trasferito per portare tutti sul fiume. Quanti chilometri faremo? Faremo oggi 10 chilometri, ma faremo anche una tappa speciale alle Grotte di Oliero. Grotte di Oliero, arriviamo! Una barca di servizio, una sorta di piccola navetta, dal battello gommone del fiume Brenta siamo su un affluente, vero? Come si chiama sì, questo siamo fiume? Su un affluente del fiume Brenta, il fiume Oliero, che scaturisce dalle omonime grotte, le grotte di Oliero, che fra un po' andremo a visitare insieme. È la prima tappa del nostro viaggio sulle vie d'acqua nella valle del Brenta. Allora, queste grotte? Queste grotte nascono da un imponente fenomeno carsico che si verifica su queste montagne, in particolare il fenomeno carsico legato all'altopiano di Asiago. È una roccia che si lascia attraversare dall'acqua e l'acqua quindi riesce a scioglierla e a creare dei vani incredibili, estremamente suggestivi. È vero che queste grotte sono una sorta di fabbrica dell'acqua? È vero, Nicola, l'acqua che vediamo è prevalentemente in questa stagione acqua di condensazione. Che vuol dire? Noi siamo completamente svincolati da eventi pluviometrici. Quest'acqua è l'acqua che si crea attraverso la condensazione della circolazione dell'aria all'interno delle cavità dell'altopiano di Asiago. Non importa, per avere acqua non importa che piova. Ed è questa la magia di questo territorio e quindi è interessante evidenziare il valore strategico di queste zone.
E lui chi è? Antonio! Vieni con noi? Si salta! D'acqua, aia, mi sono sbagliato. Eccoci qua. Che meraviglia, ce lo meritiamo, è vero? Abbiamo pagaiato. E allora è giunto il momento della merenda. Che cosa ci avete preparato? Allora, qui abbiamo una selezione di formaggi locali legati alla nostra terra, quindi al Brenta, ma non solo al Brenta, anche ai massicci che lo circondano. I nomi. Imbriago, nome veneto. Imbriago. Storia recente, prima guerra mondiale. Imbriago perché è proprio ubriaco, ubriacato dalle vinacce, da quelle che erano gli scarti del vino. Nascosto dentro le vinacce. Assolutamente. Chi lo vuole assaggiare con me? Qualche volontario per il formaggio? Naturalmente non può mancare il vino. Assolutamente no, Nicola. Qui io ti proporrei con Alberto un pino bianco. Naturalmente di questo territorio. Assolutamente sì, filiera corta. Dentro un raggio limitato di chilometraggio proprio per avere, per mantenere questo legame che ci lega al fiume, alla terra, alle montagne e, lì ci rimaniamo. Cicin. Antonio, mi avevi promesso di spiegarmi questa nuova modalità di fruizione del territorio, allora, che è una novità. E bike rafting questo qui. Bike rafting. Bike, bicicletta e raft. Cosa vuol dire? Che vuol dire? Con imbarcazioni ultraleggere possiamo permetterci il lusso di portarci dietro l'imbarcazione sulla bici. Nato in Alaska, Alaska. Per fare trekking a piedi. Quindi lo mettiamo nello zaino e camminiamo. Nello zaino? Esatto. Fammi vedere, non ci credo. E questo è TPU, è un materiale che fino a poco tempo fa era adoperato per le tute degli astronauti. Bene. Quindi dagli astronauti è arrivato a noi. Quindi molto resistente. Ah, resistentissimo. Ecco qua, pronti per esplorare il mondo. Andiamo? Vieni con me in bicicletta a Bassano. Ma sicuramente. Andiamo. Via Bassano, dai! E dopo 10 km sul Brenta, questa splendida via d'acqua, ora stiamo percorrendo con Antonio un pezzo di una pista ciclabile veramente straordinaria. Si tratta della pista ciclabile in costruzione fra le più importanti d'Europa. Pensate, da Monaco a Venezia. E 70 km interessano questo territorio. Silvia! Ciao Nicola! Grazie della tua disponibilità, ci precedi? Assolutamente no. Sì! Verso il centro storico di Bassano, andiamo! Bassano è famosa, famosissima per il suo ponte, ma Silvia c'è ben altro, no? Tanto vediamo questo panorama. Qui siamo al Belvedere, vero? Qui siamo nella zona, nel piazzale del Belvedere e Bassano deve proprio la sua fortuna grazie alla posizione geografica, allo sbocco della valle del Brenta e questa montagna è un arco rassicurante, imponente, massiccio, il massiccio del Grappa. Il massiccio del Monte Grappa. Non posso non dire che tanti ragazzi del 99 hanno sacrificato la propria vita lì e fra i tanti ragazzi c'era anche un giovane molisano che era mio nonno, sopravvissuto ma proprio sul Monte Grappa ebbe la sua gamba sinistra congelata. Questo palazzo? Questo palazzo, palazzo Lugovinanti. Meraviglioso! E questo orologio? Questo è un orologio che funziona dalla metà del Settecento, il cui ingranaggio è opera di Bartolomeo Ferracina, un ingegnere di Solagna, che ha eseguito anche l'ingranaggio dell'orologio della Torre dei Mori di Venezia. Questo splendido giro sulla via d'acqua del Brenta in bicicletta a Bassano non poteva che finire a Ponte Vecchio, meglio noto in Italia come il Ponte di Bassano. Andiamo a vederlo meglio. Oggi è in ristrutturazione, ma è bello lo stesso. Che vista!
Silvia, Antonio, grazie di avermi accompagnato in questa bella avventura. Avete visto cosa si può fare senza motore? Seguiteci anche venerdì prossimo, noi intanto ci godiamo questo spettacolo. Meravigliosa Italia, meravigliosa Italia. Nel racconto di Nicola Mastronardi, per chi come noi non si fa la vacanza, almeno un tuffo virtuale nel Brenta ce lo siamo fatti.